Ciao e benvenuti. In questo video faremo degli esercizi utili per il gonfiore di pancia. È un sintomo davvero molto diffuso, le cause sono molteplici, si va dalle intolleranze oppure cattiva digestione di determinati alimenti oppure un male assorbimento proprio dei nutrienti. Ci possono essere delle patologie correlate a questa sintomatologia se persiste nel tempo. Anche lo stress può contribuire al gonfiore di pancia, ma vediamo subito quali esercizi possiamo fare per alleviare questa tensione addominale. Ci stendiamo su un tappetino, pancia su. Allora, poggiamo bene la colonna al pavimento, inspiriamo dal naso, inarcando la colonna lombare ed espiriamo portando le ginocchia verso il petto. Via, inspiro. Fuori, 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 fuori. Spingendo leggermente le ginocchia verso il petto. Vado giù, di nuovo, braccia lungo i fianchi, inspiro, gonfio l'addome e poi fuori, fuori, fuori. Un'altra volta, inspiro, inarco la schiena, porto sulle gambe e fuori l'aria lentamente o dalla bocca o anche dal naso. Sgonfio leggermente l'addome fino ad appiattire tutta la colonna. Rimaniamo su con le gambe, afferriamo le ginocchia. Facciamo delle rotazioni con le nostre anche. Inspirando quando apro fuori l'aria e spingo leggermente le ginocchia verso il petto. Quindi inspiro. Fuori l'aria quando vado al centro. Movimenti continui, ma lenti. Lavoriamo sulla respirazione, cercando di distendere la parete addominale. E stop al centro. Giù con le gambe, una alla volta. Stendiamo le braccia dietro, anche qui inarchiamo la colonna prendendo l'aria e poi svuotando l'addome appiattiamo la colonna. Via. E fuori. Movimenti lenti e continui. Via ancora. Ancora ne facciamo un'altra, inspirando, gonfiando l'addome, spalle giù e poi fuori l'aria e ritorno con la colonna al pavimento. Qualche secondo di pausa, vi ricordo di non respirare troppo continuamente, ma di dare anche qui delle pause. Stendo una gamba, l'altra piegata,
ruoto da un lato, ruoto, mi stendo, inspiro profondamente e fuori l'aria. Inspiro e fuori l'aria. Via, inspiro e fuori. Torno, facciamo dall'altro lato, quindi stendo una gamba, ruoto, via. Inspiro e fuori l'aria. Inspiro, gonfio la pancia e fuori l'aria. Inspiro e fuori e ritorno. Adesso ci mettiamo su un lato, su un fianco. Se avete maggiormente fastidio sul lato destro, vi stendete sul fianco sinistro e viceversa. Ho fastidio spesso a destro, quindi mi stendo sul sinistro, gambe leggermente flesse, una sull'altra, ci mettiamo su un fianco e dondoliamo leggermente verso il basso, inspirando ed espirando, via. Ruoto ancora di più, respiro, sentirete tanti rumoretti. Ed è buono, si sta mobilizzando l'intestino, quindi piano piano si sgonfierà. Ci posizioniamo in quadrupedia, gambe leggermente divaricate, andiamo giù con i gomiti e spingiamo la nostra colonna, il nostro petto verso il pavimento. Inspirando e tirando fuori l'aria. Via. Inspiro l'aria. Inspiro fuori l'aria. Inspiro fuori l'aria, ci muoviamo lentamente verso i talloni e poi in avanti, via respirando e inspiro via, inspiro, movimento continuo e lento con la respirazione e ritorno. Ci solleviamo sulle ginocchia e sui piedi in questa posizione, giù la testa e faccio dei piccoli movimenti da un lato e dall'altro, spostando il peso prima su un piede e poi sull'altro. E respiriamo. Via, respiro. E stop. Adesso ci mettiamo giù col bacino.
del cavo ascellare, ci posizioniamo sulle ginocchia in modo da tenerci molto rilassati per concentrarci sulla respirazione, giù la testa, via, inspiro, fuori l'aria, il peso sui piedi e facciamo perno sulle ginocchia e le braccia. E ancora, respiro continuo e lento, senza forzature. E stop. Ritorniamo in quadrupedia. Gambe larghe, quindi ginocchia larghe, giù le punte. E vado giù con il bacino e ci rilassiamo qui, sempre respirando. Posizione molto comoda, come preferite. Gonfio e sgonfio la pancia. Ultimo respiro profondo. E stop. Ci solleviamo lentamente e ci mettiamo seduti. Allora, questi sono davvero degli esercizi molto molto utili per sgonfiare la nostra pancia. Vi ricordo che è importante fare questi esercizi lontano dai pasti e lontano dalle bevande, quindi non bevete e non mangiate per almeno un'ora prima e dopo. Il fiore di pancia può essere dovuto, come abbiamo detto, a moltissime cause, però spesso è collegato anche a delle patologie, questo se è persistente. Tant'è che voi vi rivolgiate sempre al professionista anche per capire se si possa trattare di una qualche intolleranza. Per queste ripetizioni non c'è un numero, quindi potete partire da 3, da 5, da 10, come vi sentite più comodi. Vi ricordo che è anche importante mangiare alimenti a bere in maniera che le temperature siano adatte appunto al nostro organismo, quindi diciamo a temperatura ambiente, per non sottoporlo a ulteriori stress. Detto questo, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!